intercanto. Centinaia di bambini provenienti da tutta Italia, soprattutto dal nord, inonderanno Fano sabato 2 e domenica 3 giugno per il secondo concorso sulle note della fortuna, una competizione canora a cui hanno aderito 19 scuole primarie, di cui 7 sono risultate finaliste, in seguito a una valutazione e selezione della canzone inedita inviata via mail da ciascun coro partecipante. L'iniziativa è partita dalla scuola elementare di Bellocchi, ma ancora meglio da un gruppo di amici che condivide la stessa passione e la stessa idea sull'importanza della musica e del canto nella formazione dei bambini. Questo weekend si svolgerà il secondo concorso sulle note della fortuna. Esatto, è una manifestazione dedicata ai bambini delle scuole primarie, ai complessi corali delle scuole primarie. E è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo debuttato, quest'anno confermiamo la partecipazione anche massiccia di un sacco di cori che provengono soprattutto dall'Alta Italia. Guest star, c'è anche un coro di Fano, quindi quest'anno siamo molto orgogliosi di questa realtà canora e corale che c'è anche a Fano. La giuria è una giuria d'eccezione, di qualità altissima, perché abbiamo Sandro Fabiani, la presidente della Fondazione Teatro Katia Amati. Io i curriculum ovviamente non ve li dico perché queste persone sono conosciutissime, Elisa Ridolfi, Stefania Paterniani e ultimo ma non ultimo ovviamente Francesco Santini, del direttore del Coro Polifonico di Fano. E sabato 2 giugno verranno effettuate le audizioni, perché in realtà la giuria non li ha mai ascoltati dal vivo. In Sala Verdi ci saranno le audizioni di questi cori, uno alla volta, saliranno uno alla volta sul palco. Nel frattempo i cori che aspettano fuori saranno allietati da una serie di laboratori. La domenica 3 invece ci sarà la gara vera e propria, quindi inizierà alle 17, il teatro sarà strapieno, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo allestito nel corridoio che porta alla Corte Malatestiana un maxi schermo con delle seggiole per garantire un pochino anche alla città di poter godere di questa cosa. In seguito, alle ore 19 circa, al Teatro della Fortuna, verranno premiati i primi 3 cori classificati, che oltre alla soddisfazione e alla fantastica esperienza, porteranno a casa una borsa di studio del valore di 1000 euro per il primo classificato, di 700 euro per il secondo e 500 euro per il terzo posto. Cifre che, precisa la presidente di Tra le Note, Stefania Bernabucci, verranno reinvestiti dalle scuole in progetti musicali. Forza!